Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e bentornati in un nuovo video che c'è per cena. Nel video di oggi vedrete meno ricette rispetto al solito perché comunque le ricette si stanno un pochino ripetendo. Questa settimana ad esempio non vedrete né la pasta ai fagioli né il minestrone perché sono ricette che avete già visto e quindi non ve le faccio rivedere, quindi vedrete solamente 4 ricette. Spero comunque che troverete il video interessante e utile e vi lascio alla visione. Questa sera facciamo una cena semplicissima, banalissima, però con un tocco in più per renderla un pochino più buona e soprattutto sempre un pochino light. Facciamo cioè delle fettine di petto di pollo panate, come vi dicevo ricetta semplicissima con un paio di accorgimenti per renderle più buone e più leggere. Come prima cosa metto il petto di pollo a marinare nel latte, questo lo renderà più tenero. Per quanto riguarda le tempistiche, diciamo che dovete lasciarlo almeno una mezz'oretta, se riuscite a lasciarlo un po' di più va bene. Io l'ho lasciato circa un'oretta, passato questo tempo lo vado semplicemente a impanare con del pan grattato. Non abbiamo bisogno di uovo perché il petto di pollo sarà bagnatino, perché comunque è stato un'oretta nel latte, quindi la panatura si attaccherà perfettamente alle fettine e in questo modo appunto riusciamo a fare una panatura molto più leggera. A questo punto potete cuocerle come volete, potete friggerle, che è probabilmente la soluzione più buona ma sicuramente la meno sana. Secondo me verrebbero benissimo in friggitrice ad aria, ma io ne ho troppe, non mi ci entro, dovrei fare più cotte e quindi io le farò semplicemente in forno con proprio un filo d'olio. Se volete potete prepararle per essere cotte anche con un po' di tempo di anticipo. Io ad esempio le ho fatte un'oretta prima di doverle cuocere, le ho tenute poi in frigo e la panatura comunque è rimasta attaccata al pollo. Le vado a disporre su una teglia e le vado a cuocere con il forno ventilato a 180 gradi. Per quanto riguarda il tempo, diciamo che con un quarto d'ora più o meno dovrebbero essere cotte, ovviamente dipende un po' dalle dimensioni e dallo spessore delle fettine, però poi il tempo di cottura dipende anche dai vostri gusti, quindi se le volete un pochino più croccanti, se le volete invece più morbide, insomma regolatevi un pochino voi guardandole. Questo è il risultato finale, vi assicuro che erano molto tenere e ve le ha mangiate senza problemi. Noi non le abbiamo cotte tantissimo, ma se avessimo voluto renderle più croccanti probabilmente avremmo potuto accendere un pochino di grill a fine cottura. Le abbiamo accompagnate con una semplicissima insalata di zucchine grigliate. Per cena mangeremo pesce. Noi solitamente una volta a settimana almeno mangiamo il pesce. Il pesce è un alimento molto salutare che va assolutamente inserito in una dieta equilibrata. Io solitamente il pesce lo prendo al banco del pesce al supermercato, quindi compro pesce fresco che riconosco a un prezzo piuttosto elevato. Noi spesso mangiamo il salmone o magari prendiamo delle orate, delle spigole e comunque il prezzo è elevato perché spendo sempre 15-20 euro. Una buona soluzione a livello economico è quella di comprare questi i classici filetti di merluzzo, che li fanno la Findus, ma li fanno anche tutte le catene di supermercati. Queste ad esempio sono della Conad. Il problema di questi filetti di merluzzo è che sono un pochino insipidi. Già il merluzzo è un pesce abbastanza insipido, va cotto in una maniera un pochino sfiziosa per renderlo appetibile. È un pesce dalle proprietà nutrizionali ottime, praticamente ha solamente proteine, quindi è ottimo. Ho sperimentato una ricettina deliziosa, faremo quindi oggi delle polpettine di merluzzo. Io avevo due confezioni da 400 grammi di filetti di merluzzo da consumare e le ho fatte tutte e due perché altrimenti per noi tre
mi sarebbe bastata una sola confezione. Ne ho fatte tutte e due perché poi metà polpettine le ho congelate. Comunque vado semplicemente a frullare il merluzzo con un po' di prezzemolo, se vi ci piace ci potete mettere anche un pochino d'aglio, io non l'ho messo perché le mangiava anche Eva, e poi vado a mettere del pan carré. Io mi regolo sempre ad occhio fino ad ottenere praticamente un composto che sia maneggiabile, perché poi dobbiamo farci delle polpette. Invece dell'uovo, come elegante, vado a mettere solamente la chiara d'uovo. Questo è un altro step che vi può aiutare a rendere la ricettina più leggera. Dopodiché, una volta ottenuto il composto dello spessore desiderato, vado a formare semplicemente le polpettine. Questo passaggio l'ho fatto molto prima di cuocere le polpettine, quindi poi le ho mantenute così in frigorifero. Al momento della cottura invece le ho passate sempre nell'albume d'uovo per far sì appunto di avere una ricetta un pochino più light, e poi sempre nel pan grattato. Le polpettine adesso sono pronte per essere cotte, potete cuocerle come preferite, al forno, fritte, io le farò nella friggitrice ad aria, mettendoci però un filino d'olio perché in questo modo vengono comunque più croccanti e più dorate. Vado ad ungere il cestello della friggitrice mettendo un po' d'olio su uno scottex e passandolo poi sul fondo del cestello, e poi ci vado a disporre le polpette. Come vi dicevo, ne ho fatte tante, troppissime per noi, ma la metà le abbiamo mangiate e l'altra metà le abbiamo congelate. Metto anche un filo d'olio sopra per farle un pochino croccanti e le vado a cuocere con la modalità patatine a 200 gradi per 20 minuti, girandole però a metà cottura. Questo è il risultato finale, voglio farvi sentire la croccantezza delle polpettine. Le abbiamo mangiate con un po' di spinaci, Eva le ha mangiate anche se non è rimasta particolarmente entusiasta, mentre invece Leonardo, come sempre, mangia tutto senza problemi. Oggi prepariamo per cena un rotolo di frittata che potete farcire poi come volete. Io lo farò solamente con gli albumi, ovviamente potete farlo anche con le uova intere, e dentro, come vi ho detto, potete mettere quello che volete. La ricetta è facilissima, velocissima, e se prestate qualche piccolo accorgimento, tipo ad esempio l'utilizzo degli albumi invece che delle uova intere, è anche una ricetta estremamente light. Come prima cosa vado a rivestire una teglia con della carta forno inumidita per farla aderire meglio, e ci vado a versare l'albume d'uovo. Mi regolo un pochino occhio, cioè vado a ricoprire bene tutta la teglia, e lo metto in forno a 190 gradi con il forno statico per un quarto d'ora. A fine cottura vado a capovolgere la mia frittata sopra a un altro foglio di carta forno, e poi quello che è stato in forno vado delicatamente a staccarlo. Non ho mai avuto problemi, quindi non dovreste avere problemi comunque in questo step. A questo punto via libera alla fantasia, potete veramente farcirlo con quello che volete. Io, sempre tenendo un occhio all'aspetto sano del pasto, vado a spalmare il formaggio, l'Exquisite Fit Line, che ormai l'avete visto in tantissimi video, è il mio formaggio spalmabile quotidiano. Poi ci vado a mettere delle zucchine grigliate e, per finire, del salmone affumicato. Lasciate un ultimo pezzo di frittata senza condimento, perché poi sarà il pezzo che andrà a sigillare il rotolo. Il più complesso è sicuramente la creazione del rotolo. Aiutatevi con la carta forno, partite dal lato pieno, diciamo, fino ad arrivare al pezzettino lasciato vuoto, e quando arrotolate comunque esercitate una buona pressione per far sì che il rotolo rimanga compatto. Ovviamente potete prepararlo con largo anticipo e poi conservarlo in frigorifero. Io infatti adesso lo vado ad avvolgere nella pellicola e lo metto in frigorifero. Potete anche prepararlo il giorno prima se volete. È una ricetta veramente semplicissima, molto light, ma anche molto scenografica, quindi sicuramente se avete degli ospiti farete colpo. Stasera per cena farò una sorta di stufato con questi bocconcini di scottona che
da etichetta dovrebbero essere teneri, che è il mio principale obiettivo, e lo farò con carote e cipolle. Cena molto sfiziosa e anche così molto calda che per questi primi freddi è l'ideale. La mangeremo solo io e Ale, però perché Ava non è un amante di carne rossa in quanto la trova ancora un po' troppo dura da masticare, quindi probabilmente per lei utilizzerò delle polpette che ho in frigorifero. Come prima cosa, taglio in maniera molto grossolana una cipolla e la vado a rosolare in una pentola con una noce di burro e un filo d'olio. Poi vado ad infarinare i miei bocconcini di carne e li vado a versare nella pentola a far rosolare anche loro. Salo e faccio rosolare per qualche minuto. Poi vado a sfumare con un po' di vino. Io solitamente tengo il bianco in cucina, ma avevo del rosso, quindi ho messo il rosso. E faccio sobbollire per qualche altro minuto. Nel frattempo taglio le carote, anche queste molto grossolane, a pezzi piuttosto grossi perché voglio che comunque si sentano. Aggiungo dell'acqua a coprire la carne e un dado vegetale. E poi metto anche le carote e faccio bollire per tanto tanto tempo. Il segreto di un buon stufato è sia il tempo, quindi deve bollire per molto, ma sia anche la potenza, deve bollire in maniera molto leggera. Questo è il risultato del mio stufato dopo 4 ore di cottura. Come vedete la carne è tenerissima, praticamente si è spezzettata da sola, le carote sono ben cotte, le cipolle sono completamente amalgamate con la carne. Vi consiglio di accompagnare questo piatto caldissimo, perfetto per il freddo, con un crostino di pane con un filo di olio. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se provate qualcuna di queste ricettine e se non l'avete ancora fatto guardatevi anche gli altri video che c'è per cena perché trovate comunque delle idee sempre molto semplici, leggere e gustose. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!